Kiko ha 16 anni, ha perso il padre italiano in un incidente e vive con la mamma filippina. Costretto a lavorare dopo la scuola, sente di vivere nel pianeta sbagliato. L'unica fuga possibile è sognare. Se chiudo gli occhi non sono più qui, è il gioco che tutti credo abbiamo fatto a un certo punto da bambini, quando la realtà intorno ci sembrava così brutta, insostenibile da voler fuggire. Se chiudo gli occhi non sono più qui, di Vittorio Moroni, è un film di finzione girato come un documentario che racconta la storia di un ragazzo particolare, ma in fondo anche la storia di una generazione lasciata troppo sola. L'unica speranza è in una nuova capacità di incontrarsi. Sarà infatti proprio un uomo anziano, Ettore, ad aiutare Kiko ad uscire dal suo mondo chiuso, facendogli capire che l'avventura della conoscenza va molto al di là dei confini della scuola. Niente. Nessuno fa niente per niente. E chi lo dice? Sostenuto da Save the Children, il film verrà proposto alle scuole con un progetto per gli studenti. Insieme a Smemoranda abbiamo deciso di fare questo progetto, che consiste nel fatto che i ragazzi che vedranno il film potranno raccontarci la loro storia, in particolare un momento di crisi, e chi, se c'è qualcuno, li ha aiutati a uscire da questo momento di crisi. Il progetto che sarà considerato più visionario, più bello da una giuria, con Giuseppe Fiorello, Malika Ayane ed altri, si trasformerà, e questo è il premio del concorso, in un cortometraggio. Di che cosa ci sta parlando qui Dante, Elena? Libero arbitrio?